bisogno. Per la vendita della macchina non era necessaria la comparsa delle donne seminude. Non era importante, nella pubblicità non era l'importante la donna, ma la macchina, serviva a vendere la macchina. Cosa ci avresti messo invece delle donnine? Un meccanico, ma non per forza delle donne, non aveva importanza delle donne nel gioco. Non è vero che solo i ragazzi giocano con le macchine. I ragazzi, anche le ragazze possono giocare quando... Se io vado in ferramenta a comprare delle viti, secondo, e sto insieme a mio marito, secondo te il ferramenta a chi si rivolge? Al marito. Perché? Perché di solito lo compra il marito. Ma se tu le compri, tu invece? Non c'è niente di male, perché ognuno può fare quello che vuole. E forse per me hanno messo il silicone nella pubblicità e anche la donna, perché forse la donna che si spogliava attirava di più le persone e con l'attirazione andavano a comprarlo per prendere di più. Dove sono i maschi a farlo? A comprare il silicone. Sì, ma anche le femmine. Cioè, tipo se la mamma può, cioè se il papà non riesce ad aggiustarlo, si prova la mamma, forse ci può riuscire, però non dico che solo i maschi possono aggiustare le cose. Cioè, nello spot viene proposto un uomo che è venuto solo per far vedere, cioè per far comprare il prodotto, però cioè, non bisognerebbe per forza mettere un uomo che... Cioè, non bisogna per forza mettere un uomo bello, fortunato, con un bel fisico. Per essere amati puoi anche essere grasso, ma anche gentile. Hai mai giocato con le bambole? Io... Ma neanche da piccolo piccolo hai mai avuto un bambolotto? Sì, da piccolo piccolo c'avevo tipo un cavallo. Messaggio sbagliato, che le femmine giocano con la lavatrice e i maschi con le macchine. Tu hai mai giocato con i bambolotti? Da piccolo piccolo, No, però se tipo c'era un compleanno di una mia amica piccola e mi regalavano dei giocattoli tipo delle bambole, io ci giocavo volentieri con lei. Si fanno molte distinzioni tra i maschi e le femmine e perciò anche i colori, magari un maschio magari non potrebbe, cioè, dicono diciamo che non potrebbe magari mettere cose viola o rosa. Chi è che dicono? Chi è questo dicono? Chi è che lo dice? Tipo anche le persone che fanno, non so, i prodotti anche per la scuola, magari per le femmine, non so, mettono sugli astucci colori, cioè tipo rosa o viola, quindi ci mettono cuoricini così, invece per i maschi blu, rosso. Secondo me c'è un senso, sia i maschi che le femmine possono usare il colletto, perché a volte lo uso anch'io per pulire la camera mia. Oh, bravo! Dell'aspirapolvere, della polvere, quando apre la porta l'uomo dice non è per me ma è per te, perché si pensa che la donna debba la casa, ma si può fare tranquillamente anche un uomo. Che modello di uomo viene proposto? È un uomo che è un lavoratore, è tutto muscoloso e alle donne piace, allora lo vanno a vedere. Ecco, ma lui fa un lavoro? Dove ci vuole la forza. E invece le donne potrebbero stare in cantiere a fare i lavori... Potrebbero fare anche loro le muratrici? Certo, sì, possono farlo. Lei l'hai vista? No. Perché forse gli uomini sono, non diciamo più forzuti, però più esperti al lavoro al di fuori. Gli sport sono fatti per essere praticati da tutti e non solo dai maschi. Solo perché il calcio lo fanno i maschi non vuol dire che non lo possano fare anche le femmine. Se aveva la pancia questo omino che succedeva? Secondo te avevano la stessa reazione le donne? No, secondo me no, avevo una diversa reazione. Cioè non è detto, c'è gente che ha vari gusti, gli poteva anche piacere. Non mi interessa il giudizio degli altri. Cioè, se uno è pelato
così, se io sono pelato non mi interessa del tutto. Tipo, i gruppi in faccia non è una cosa brutta perché è un atto di crescita, cioè ci si cresce, si vede, i brufoli sono delle, come si dice, delle ferite che fanno crescere.